girate da Hollywood nella chiesa di San Michele sono quelle che porteranno Stefano Graverini al piano e Francesco Marconi al violino. Un'iniziativa dell'associazione sportiva CSI Arezzo per Casa Tevenin. È stata un'occasione per ripartire, perché da tanto tempo avevamo questa idea, io e Francesco, di fare questo tipo di concerto. E purtroppo c'è stata un'altra occasione che ci ha consigliato di farlo, la scomparsa del grande Ennio Morricone, e quindi avevamo pensato di fare anche un omaggio al grande compositore. E questa è stata l'occasione, grazie a Casa Tevenin, grazie a CSI e alla Chiesa di San Michele, per portare a tutti le vere, come ha detto lei giustamente, le vere colonne sonore, quelle che hanno accompagnato i grandi film che poi sono rimaste eterne. Nella Chiesa di San Michele, venerdì 16 luglio alle 21, risuoneranno così le più celebri colonne sonore del cinema. Il repertorio di questa sera è un repertorio che si è cercato di costruire in funzione anche degli strumenti che suoniamo. È un repertorio variegato, ovviamente, dove ci saranno più brani del maestro Morricone, come ha già accennato il mio collega, e fino ad arrivare comunque anche a compositori stranieri come John Williams e Hans Zimmer. È un repertorio che si presta molto bene per questi strumenti, perché è prettamente melodico, è strutturato su delle melodie lunghe, belle, armoniose, che funzionano molto bene per il violino appunto e per il pianoforte.